giudicare ti rende felice? Sei sempre certo di essere nel giusto, sicuro nella tua verità? Se la tua risposta è beh, bene, sei il mico ingranaggio utile per quest'epoca. Ti hanno visto, osservato. Sei sprecato con queste foto di gattini. Ti sei fatto 30 selfie al giorno tutti uguali per 5 anni. Sei pronto per il grande balzo. Serve la tua bile di schiavo, incapace per mancanza di forza di produrre idee vive. E tutta la tua mediocrità deve essere alimentata da un'inettitudine cerebrale verso logica e dialogo. Con un alto voltaggio di file e meschinità. Se sbagli anche i congiuntivi e scrivi in caps lock, sei preso! Ah, priorità ai laureati alla scuola della vita. Come? Non sai cosa scrivere? Ma è semplicissimo! Attaccati alla prima polemica senza paura! Devi sentirti come una specie di fiammifero. Struscia la tua minuscola testolina di fiammifero sull'odio e il disprezzo più ruvido. Brillerai per poco. Ma ci sono delle buone possibilità che tu possa bruciare qualcuno! Che sia chiaro, chi prova odio e disprezzo non è un individuo, è una sottospecie di protoplasma umano, incapace per debolezza di crearsi una propria identità e invece che lottare pigramente cerca di distruggere l'identità degli altri. In poche parole, sei perfetto! Esci per un attimo dalla tua routine insignificante, fatta di abitudini, piaceruoli insignificanti, selfie al mare genera invidia. So che per te sono fonte di sicurezza e autodeterminazione, ma vedrai la gioia quando ti scaglierai contro le debolezze degli altri. Non sarai lasciato solo, avrai anche delle sentenze per ogni situazione. Quando ti erigerai a giudice, vorrei vedere se avessero ammazzato tuo figlio. Architetto, vorrei vedere se fosse morto tuo figlio. Medico, ancora non è morto tuo figlio? In più, il pacchetto 10 malattie rare da augurare a un buonista. Trasforma la tua superficialità in competenza. Non guardare le fonti, ti ho visto. Non si fa. L'umanità non ha bisogno delle tue frasi adusate. Ma la tua pecora leader sì. Lui ha usato quasi tutti i vessilli che aveva portata per mascherare la sua debolezza, per sembrare un vero comandante. Legge, patria, famiglia, Dio. Per Dioniso, Dio. Ridotto veramente male. Commemora i caduti, ma non per amore di questi, ma per trasformarli in devoti strumenti della causa, la sua causa. Ora però ha bisogno delle tue parole, deve sentirsi sicuro nel suo gregge. Qui, ciao amici. Dipende più lui da voi che voi da lui. Che aspetti? Grida allo stato di emergenza, all'invasione, al nemico pubblico. Usa la violenza verbale, spara menzogne. Ogni giorno è una battaglia nuova da inventare, nuovi stimoli, nuovi nemici, nuove torture medievali da ripristinare. Tu puoi sparare la vaccata del giorno e diffonderla come una pestilenza. Sei un debole, ma se ti trasformi in un fanatico, avrai la tua identità. E legati sempre di più ai tuoi beni materiali. Ti aiuteranno a dimenticare cose rognose come legami, empatia, senso civico, stato di diritto. Robe democratiche, che vogliamo dirlo, ci fanno schifo. E allora diciamolo, finché siamo in democrazia. Bye bye!